dance, che pure un alieno la impara. E mi piace, mi piace, mi piace che non mi sento più giù. Mi piace perché sai di te, di quando ballavi per strada. E mi piace, mi piace, mi piace anche se non ci sei più. Ultimamente dormo sempre anche se non sogno, senza like, con il file sul divano. Se dormi troppo poi ti svegli morto. Sono d'accordo. Quindi dove andiamo? Dove si balla? Bentrovati amici di Radio Stuni e benvenuti a questo primo appuntamento con Generazione Z, il nuovo programma radiofonico ideato dai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni, che sono tra l'altro i protagonisti, sono i co-conduttori nonché gli ospiti principali di questo programma. In accordo con gli amici di Radio Stuni ci siamo prefissati di dar vita ad un programma giovane, un programma dinamico, un programma interattivo durante il quale i ragazzi e le ragazze potessero esprimere liberamente quelle che sono le proprie idee, le proprie opinioni su tutti quegli argomenti che, diciamo, riguardano più da vicino il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. E speriamo da oggi in poi, con questo piccolo spazio, di regalare un po' di svago, un po' di anche di riflessione, insomma. Ogni puntata di Generazione Z sarà caratterizzata da un tema filo conduttore, e grazie proprio alle domande che noi andremo a porre ai nostri giovanissimi ospiti, andremo in qualche modo a tracciare un profilo di quei ragazzi che appartengono appunto alla generazione Z, ovvero la generazione dei ragazzi, delle ragazze che sono nati fra il 1997 e il 2012. Quindi possiamo dire coloro che non hanno conosciuto il mondo senza il web, coloro che sono cresciuti con le nuove tecnologie digitali. Sarà sicuramente un percorso bello, un percorso ricco di spunti di riflessione, che ci consentirà fra l'altro di scoprire meglio e conoscere questa generazione. Ovviamente nulla di tutto ciò si sarebbe potuto realizzare senza la disponibilità e l'appoggio dei nostri carissimi amici di Radio Stuni, Lillo e Andrea Zaccaria, che da sempre supportano e sostengono con entusiasmo tutte le iniziative rivolte all'educazione e alla formazione dei bambini e dei ragazzi della nostra città. Diciamo subito che se qualcuno vuole interagire con noi durante questa puntata per esprimere la propria opinione su quello che sarà il tema che fra poco andremo a svelare, oppure semplicemente che vuole salutare i ragazzi che sono qui in studio ospiti quest'oggi, lo può fare inviando un messaggio privato al profilo Instagram Consiglio Comunale Ragazzi Ostuni. Quindi collegatevi su Instagram, la maggior parte dei giovani, dei ragazzi utilizzano Instagram, quindi abbiamo preferito questo canale, il profilo Instagram del Consiglio Comunale Ragazzi Ostuni. Inviate lì il vostro messaggio e noi saremo contenti di leggerlo, insomma. Poi lasciate anche i vostri like sul post della diretta Facebook sulla pagina di Radio Ostuni, così avremo anche modo a fine di questa puntata di salutarvi tutti. Ma partiamo subito con le presentazioni ufficiali, presentandoci noi conduttori, ma presentando soprattutto gli ospiti che sono presenti oggi negli studi di Radio Stuni. E qui ai microfoni di Radio Stuni Renato e in collegamento Adriana. Skype Adriana, benvenuta, bentrovata in una forma diversa quest'anno.
in una veste via Skype, collegamento direttamente da casa. Ma guarda, in realtà, mentre all'inizio davo un'occhiata, no, all'inquadratura, ho detto: ma Adriana è in collegamento da casa sua o dal Polo Nord? Perché vedo degli alberi innevati. Non sono andata a trovare Babbo Natale, no. E vedevo degli alberi innevati. Mi sarebbe piaciuto, ma no. Ma per il momento, quindi, sei a casa tua, in diretta da Carovigno, lo possiamo dire. Così salutiamo, esatto, la città di Carovigno, insomma. Esatto. Benissimo. Ok, Adriana, invece andiamo a conoscere chi sono gli ospiti che oggi ci fanno compagnia e quindi ci onorano della loro presenza. Ciao a tutti amici di Radio Generazione Z, sono Adriana Valente, una studentessa di 13 anni dell'Istituto Orlandini Barnaba. Nel Consiglio Comunale occupo il ruolo di Presidente del Consiglio, mi reputo una ragazza solare e abbastanza determinata. Benissimo, benvenuta Adriana. Buon pomeriggio a tutti, il mio nome è Alessio Viva, ho 10 anni e frequento l'Istituto Pessina, la quinta dell'Istituto Pessina. Mi ritengo simpatico, socievole e curioso di conoscere cose nuove. Benissimo, benvenuto anche ad Alessio. Buonasera a tutti, sono Gabriele Loparco, ho 13 anni e frequento la scuola Orlandini Barnaba e attualmente sono un consigliere nel Consiglio Comunale, ma ho rivestito il ruolo di assessore alla cultura e appunto mi reputo un ragazzo abbastanza simpatico e abbastanza versatile. Benissimo, perfetto. Dovevi aggiungere altro? No, va bene così. Grazie quindi ai nostri ragazzi, diamo il benvenuto quindi a loro che sono tre componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni, ed è il momento di svelare quello che è il tema di questa puntata, il tema sul quale saranno incentrate appunto le domande che fra poco andremo a fare ai nostri ospiti per interagire insieme a loro. Adriana, ci leggi il tema? Musica maestro. Il tema di questa puntata è musica maestro, una puntata dunque interamente dedicata alla musica, dedicata ai benefici che secondo il punto di vista dei nostri ospiti studio possiamo trarne dal suo ascolto, ma scopriremo anche quelli che sono i gusti, i generi musicali, i cantanti, i gruppi che loro ascoltano. Prima però ci andiamo ad ascoltare il primo brano musicale previsto per questo pomeriggio insieme e ce lo presenta il nostro Alessio. Vi presento il brano Farfalle di San Giovanni. Casa un po' piccola, sembra fatta per te. Per te è diventata la nostra, da quando è appiccicato tutti i momenti che hai passato con me sopra il frigorifero. Che la mia faccia e mi fa ridere che sono da tutte le parti, girando gli angoli di questo mondo non posso trovarmi in un luogo migliore se non tra le tue braccia. In mezzo a tutte le luci noi siamo gli unici con le tapparelle chiuse. E non l'ho detto a nessuno che ho perso la testa, sono un pazzo di te. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu da questa notte. No, non voglio stare male, dammi due ali per volare, sei una boccata d'aria. Capelli per tenerci legati, non ho nulla a parte te che mi faccio respirare. Sei una botta di ossigeno in mezzo all'industria, la vita è un po' tossica, strappi un sorriso quando mi guardi con quegli occhi lucidi, non sento i limiti nel mio futuro. E non l'ho detto a nessuno che ho perso la testa, sono un pazzo di te. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso. A tratti come fosse la luce del sole,
come me che tra miliardi di persone vengo verso di te. Non volano farfalle, non sto più nella pelle. Ho perso le emozioni, me le ritrovi tu da questa notte. No, no, non voglio stare male, dammi due ali per volare. Ore 16:42, torniamo in diretta su Radio Stuni con la prima puntata di Generazione Z, il nuovo programma radiofonico del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni. Abbiamo appena ascoltato Farfalle, il brano con il quale San Giovanni ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, un brano molto bello nel quale, come abbiamo appena ascoltato, egli descrive tutti gli aspetti di un amore nella sua quotidianità. Ma torniamo a noi, iniziamo a parlare di musica e lo facciamo in compagnia dei nostri tre ospiti, nonché componenti del Consiglio dei Ragazzi di Ostuni, e iniziamo a chiedere loro questo. Ecco ragazzi, parliamo di musica, quindi secondo voi la musica gioca un ruolo importante nella vita di un ragazzo, nella vita di una ragazza? Quali sono secondo voi le occasioni in cui è bene affidarsi e farsi avvolgere, possiamo dire così, dalla magia della musica? Adriana. Sicuramente la musica occupa un ruolo fondamentale nella vita dei ragazzi, anche e soprattutto dopo la quarantena, perché ci ha aiutato a colmare quel vuoto che avevamo dentro per la mancanza degli amici, anche dei parenti lontani, e ci ha aiutato sicuramente anche a sfogarci, magari certo, perché non avevamo appunto la compagnia degli amici con cui raccontare tutto ciò che ci succedeva. Secondo me è bene ascoltare la musica nei momenti in cui ci sentiamo più giù di morale, o nei momenti in cui non ci sentiamo capiti, perché a volte delle semplici canzoni possono capirci di più di alcune persone che magari frequentiamo ogni giorno. Vero, 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 giusto. Condivido in pieno questa bella cosa che hai detto, Adriana. Alessio. Secondo me la musica ha un ruolo molto importante nella vita di un ragazzo e di una ragazza, soprattutto quando ci sentiamo tristi o soli e quando abbiamo bisogno di conforto. Oppure è bello ascoltare la musica quando si è in compagnia degli amici, durante le feste. Ok, perfetto. Sono d'accordo. Quindi Adriana ha detto più sul fatto di colmare un vuoto, Alessio invece ha marcato quest'altro aspetto, molto bello. Ascoltiamo invece cosa ne pensa Gabriele. Sì, la musica è molto importante nella vita di un adolescente oppure ragazzo, perché ci piace ascoltarla quando siamo stanchi oppure quando siamo sommersi di problemi e diciamo ci fa staccare. E per esempio la musica New Age ci fa rilassare e pensare ad altre cose. Vero, vero, è un modo anche per recuperare energie. Adriana, stai ascoltando come sono preparati i nostri ospiti? Preparatissimi, complimenti. Hai visto? Erano emozionati come sempre. Chi per la prima volta viene negli studi di Radio Stuni è molto emozionato. Ma io diciamo che il tema è anche molto interessante alla loro portata. Certo, certo, certo. Infatti, infatti. Ma insomma, sono veramente preparati, spigliati, come se questa cosa l'avessero fatta un po' tutti i giorni. Ma andiamo avanti e vediamo quali sono secondo voi i benefici della musica nella vita dei ragazzi. Adriana. Sicuramente una cosa molto positiva della musica è che ti aiuta a sfogarti e a liberare le emozioni che magari non riesci a far percepire agli altri. Tipo una persona molto chiusa non riesce a farsi vedere emozionata perché ha paura di essere giudicata per una persona debole, e quindi magari nei momenti in cui noi ascoltiamo della musica anche chiusi in camera possiamo liberare tutte quelle emozioni che ci teniamo chiusi da tanto per paura di essere giudicati. Complimenti, vero, sono proprio d'accordo. Mi piace che hai tirato fuori questo discorso delle emozioni, perché in effetti, no, se pensiamo, c'è proprio la musica
musicoterapia. Che cos'è la musicoterapia? È l'utilizzo della musica per fini educativi, fini riabilitativi, terapeutici, e attraverso queste terapie si tirano fuori le emozioni delle persone. Quindi hai colto proprio una cosa molto bella, molto importante, che infatti volevo puntualizzare anche io. Alessio. La musica per me migliora l'umore, è un momento di condivisione, di socializzazione e di divertimento. Ok, bene, di divertimento, di socializzazione. Invece, Gabriele? Allora, la musica prima di tutto ci aiuta a pensare, a concentrarci e diciamo ci fa fantasticare e ci fa staccare da un mondo che è pieno di problemi, di pandemie. Certo. Il mondo di oggi non è molto facile, insomma, è come un secondo amico che ci aiuta nei momenti più difficili. È vero, Gabriele, come non condividere questo pensiero, soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato, che sta succedendo e abbiamo passato in questi 2 anni, voglio dire, la musica è stata veramente di grande aiuto, grande. Vero, se benissimo. Posso aggiungere una ultima domanda, forse anche quella più semplice, perché mo andiamo a conoscervi un po' meglio, andiamo a chiedervi proprio quali sono quindi i vostri generi musicali preferiti, ma nello specifico anche quali sono i vostri cantanti, i gruppi preferiti, quelli che ascoltate di più. Io personalmente non ho un genere o un cantante preferito, perché scelgo una canzone in base a come mi sento, perché vorrei che quella musica rappresentasse un po' il mio stato d'animo, in modo da diventare come un'amica con cui magari abbiamo gli stessi problemi e possiamo aiutarci a vicenda. Però se devo scegliere, preferisco lo genere trap, rap. Ok, benissimo. Ma proprio un gruppo in particolare? No. I Maneskin, però... perché no? Ma non tanto, no? Non ti vedo proprio molto convinta. Alessio, vediamo invece cosa ne pensa Alessio. Mi piace la musica dance pop, come Dove si balla e Farfalle, che abbiamo appena ascoltato. Mi piace ascoltare San Giovanni, D'Argento d'Amico e Pinguini Tattici Nucleari. Benissimo. Gabriele. Io, essendo un musicista, è strano che non ho un cantante principale, diciamo, però ascolto un po' di tutto, mi reputo una persona abbastanza che si accontenta di quello che ascolta. Di quello che ascolta, quindi in generale, voglio dire, ti piace un po' tutta la musica. Sì, perfetto, sì. Benissimo. Ringraziamo i nostri ragazzi che veramente ci hanno detto oggi tante cose belle, ci hanno fatto aprire la mente su tante cose e ora è giunto il momento di dare spazio invece ad una piccola rubrica che abbiamo inserito nel nostro programma, una rubrica fortemente voluta da alcuni componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Poi man mano ovviamente sveleremo anche questi piccoli segreti, poi quando sarà ospite in studio diremo che è stata l'ideatrice di questa rubrica. Per il momento quindi passiamo subito la parola ad Adriana per la rubrica Ti consiglio una lettura, ovvero un libro che Adriana ci consiglierà in ogni puntata, un libro ovviamente adatto alla fascia d'età della preadolescenza, con l'obiettivo di promuovere i libri e la lettura che noi amiamo tanto. Vero Adriana, quale libro ci consigli oggi? Vero Renato, hai già detto tutto, passo subito al libro che consigliamo, che abbiamo scelto per questa puntata proprio perché è dedicata alla musica. Questo libro si intitola Come una stella ed è un libro contro il bullismo nel nome della musica, scritto da Reno Brandoni, illustrato da Chiara Di Vivona, editato dalla casa editrice di Corci e consigliato dagli 11 anni in su, quindi proprio la fascia del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Questo libro narra la storia di Stefani, una ragazza, un'adolescente insicura che trova il coraggio di affermarsi proprio ispirandosi all'esibizione in Mondovisione di una celebre cantante, Lady Gaga, che il 20 gennaio del 2021 alla cerimonia di insediamento del 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America intona fiera e orgogliosa l'inno nazionale. Stefani, incantata, assiste a questa esibizione e da quel giorno sogna di diventare proprio
una cantante come Lady Gaga. Il passato di Lady Gaga è molto simile a quello di Stefani, che purtroppo sa bene che i sogni non sono facili da raggiungere, deve attraversare il bullismo dei suoi compagni che non apprezzano la sua eccentricità, ma sarà proprio questa cantante a dargli la forza di raggiungere i propri obiettivi. Ma non svelo altro perché voglio appunto incuriosirvi, e correte in edicola a comprare questo libro, Come una stella. Benissimo, grazie Adriana, grazie per averci presentato e consigliato questo bellissimo libro, fra l'altro possiamo dire in pandan proprio con l'argomento della puntata. Ecco, cercheremo sempre, ce lo siamo prefissati, di trovare un libro che sia attinente a quello che è il tema che tratteremo durante le varie puntate di Generazione Z. Benissimo. Esatto. Allora, torniamo quindi a dare spazio alla musica, e fra l'altro ci tengo a precisare che anche i brani musicali che ascolteremo nelle puntate di Generazione Z sono stati scelti e selezionati dai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Quindi Gabriele ci presenta il prossimo brano. Vi lasciamo all'ascolto di Brividi di Mahmoud De Blanco. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Vado con i brividi, a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così. Non tocco i brividi, sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterai anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengo di e loro erano Mahmoud e Blanco. Eccoci qua,
con Brividi, brano che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo, un brano che fin dalla prima serata del festival si è dimostrato effettivamente fra i favoriti, e così infatti è stato. Ragazzi, a voi piace questo brano? Ti è piaciuto, Adriana? Tanto. Ad Alessio? Sì. Ma ne preferivi un altro forse, cioè lo possiamo dire, quale? Dove si balla. Dove si balla, quella di Dargen D'Amico. Invece Gabriele, a te piace? Sì, sì, a me piace. Quindi sei contento che ha vinto, sì, questo? Sì, sì. O avevi un'altra preferenza? Beh, insomma, se lo meritava, dai. Se lo meritavano. A posto. Quindi la prima puntata di Generazione Z si avvia a conclusione, ma prima di salutarci e darci appuntamento quindi alla prossima puntata, abbiamo pensato ad un piccolo momento denominato Uno sguardo al futuro, uno spazio in cui dare voce proprio a quelli che sono i sogni, i bisogni, i desideri dei ragazzi della nostra città. A tal proposito rivolgo questa domanda ai nostri ospiti: cosa immaginate di bello per il futuro della nostra città e quali sono i vostri sogni, i vostri desideri per essa? Adriana. Sicuramente un mio sogno è quello di dare più spazio alla storia e alla cultura di Ostuni, magari anche mettendo all'interno delle cartine in cui si presentano i monumenti, scrivere per quale motivo è stato realizzato quel monumento in particolare, e magari se è una statua, da chi ha preso il soggetto. Ok, quindi un'attenzione maggiore alla cultura e alla storia di Ostuni. Adesso la stessa domanda ovviamente la rivolgiamo ad Alessio, che abbiamo dimenticato una cosa importante. Alessio è un assessore del Consiglio Comunale dei Ragazzi, vero Ale? Sì. Non l'abbiamo detto, qual è la tua delega? Del gioco e della creatività. Alessio è l'assessore al gioco e alla creatività del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Giustamente ha dimenticato di dirlo nella presentazione iniziale, ci teneva, come giusto che sia, a fare questa puntualizzazione. Alessio, invece, rispondi alla domanda. Mi auguro in futuro che sia dedicata una zona all'aperto per il teatro oppure per i concerti. Bellissima questa cosa, molto bella. Ostuni infatti ha bisogno soprattutto di uno spazio per le varie compagnie teatrali, so che questa è una cosa abbastanza richiesta da tanti, insomma. Anche noi, vero Adriana, come associazione, quando abbiamo fatto teatro abbiamo avuto sempre bisogno di vari spazi per questo tipo di difficoltà, abbiamo bisogno di questi spazi. Quindi hai ragione Alessio, ha fatto una bella puntualizzazione, uno spazio per chi fa teatro, ma non solo, vero? Stavi dicendo anche altro. Il mio sogno è quello di poter contribuire alla realizzazione di un progetto e migliorare questa città, okay. ancora di più, migliorarla ancora di più. Bene, Gabriele. Io invece vorrei che il comune riutilizzasse degli ambienti sprecati, diciamo, fra virgolette, che magari o sono stati abbandonati oppure non curati, e trasformarli in dei punti d'incontro per musicisti, dove si possono confrontare, dove possono parlare di musica e possono condividere le proprie idee su questo argomento. Benissimo, quindi Adriana, vedi, alla fine c'è l'arte, la storia, la cultura, la musica, il teatro, e questa voglia di ritornare alle cose belle, alle cose normali, vero? Alla normalità, è vero. Comunque belle, tutte cose davvero molto, molto, molto belle. Concludiamo quindi con l'aforisma della settimana. Questo aforisma ovviamente richiama il tema che abbiamo trattato quest'oggi, quello della musica. Ce lo legge Gabriele. È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dall'irrigidimento, dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro, e farci tornare uno stupore incantato nei confronti delle cose. Giovanni Allevi. Bene, questo era un aforisma di Giovanni Allevi, un grande musicista, pianista, molto apprezzato anche dalle nuove generazioni. So che Alessio gli piace, no? L'abbiamo fatta a scuola. Ecco, quindi lo conoscete anche abbastanza bene.
Non posso dimenticare di salutare Alessandra Laira. Alessandra, perché ci ha mandato un messaggio su Instagram, sulla pagina Instagram del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ha scritto che ci stava ascoltando. E quindi salutiamo Alessandra, che attualmente è l'assessore alla cultura e alle attività ricreative del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che sarà presente in una prossima puntata del nostro programma. Si conclude quindi così la prima puntata di Generazione Z, il programma radiofonico del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni, in onda a partire da oggi ogni giovedì alle ore 16:30 sulle frequenze di Radio Ostuni. Un grande grazie a Lillo e ad Andrea Zaccaria per averci concesso questo spazio in radio, ad Adriana ti ringraziamo per il tuo supporto anche a distanza quest'anno. Grazie a voi tutti e per la bravura che ci avete messo anche ai ragazzi. A posto, grazie. E poi ovviamente, prima di concludere, i ragazzi probabilmente vorranno salutare loro qualcuno, vero Adriana? Io saluto mia mamma e mio papà e poi saluto tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in questa prima puntata. Benissimo, invece Alessio, chi vuole salutare? Io saluto mio nonno, mia nonna, mio padre, mia madre, mio fratello e basta. Tanta gente e tutti quelli che ci hanno ascoltato. Sì. Gabriele? Io saluto tutti gli ascoltatori e le persone che mi conoscono. Perfetto, non ci resta quindi altro da fare che salutarci, darci appuntamento a giovedì prossimo con un nuovo tema, tre nuovi ospiti e una nuova ed entusiasmante puntata di Generazione Z. Che pure un alieno la impara. E mi piace che non mi sento più giù. Mi piace perché sa di te, di quando ballavi per strada. E mi piace anche se non ci sei più. Ultimamente dormo sempre anche se non sogno, senza like, con il file sul divano. Se dormi troppo poi ti svegli morto. Sono d'accordo. Quindi dove andiamo? Dove si va?